dicevamo di Grego allora. Sì, Grego era un uomo estremamente solitario, non frequentava gruppi. Per incontrarlo bisognava andare direttamente al giornale e questo non faceva molto piacevole. Quindi uno ci andava così soprattutto per incontrare Giovanni Netti, che era il critico teatrale del giornale. E allora uno si fermava a chiacchierare con Grego, ma non con affetto, non con cordialità. Sì. Ecco, un'altra, poco prima della guerra, a lei capita una vicenda abbastanza singolare, quella di avere da parte del re una particolare missione in qualche modo, sì, da svolgere, sì, in Sicilia. Ecco, com'è stato il suo incontro con il re? No, io non ho incontrato il re. Incontrato il duca da Quarone. Il ministro della Real Casa. Ma la situazione è stata fatta così, cioè bisogna considerare che uscivo da un collegio militare, che uscivo probabilmente se non il primo o il secondo di questo mio corso, che ero molto apprezzato e che soprattutto si contava che io facessi l'ufficiale. E se non quando io dichiarai chiaramente che non l'avrei mai fatto, allora mi si fece l'alternativa di entrare a Firenze alla scuola di diplomazia per laurearmi in questo campo. Ma anche questo, nonostante un breve tentativo, fu da me rinunziato. Cioè non mi interessava entrare in un gioco di, come si può dire, un gioco di burocrazia. In ogni modo il mio nome era un nome che doveva avere avuto un certo significato in quell'ambito, perché un giorno io ricevetti a Genova la visita, siamo nel 38, la visita del colonnello Chiaromonte, il quale veniva a invitarmi di potermi recare il giorno dopo a Milano per incontrare il duca da Quarone, che aveva di scambiare un'idea con me. Questo colonnello da Chiaromonte rimase sempre in contatto con me, e quando si formò il corpo di spedizione per la Russia, corpo italiano in spedizione per la Russia, lui assunse il comando di un reggimento della Pasubio e volle che io fossi con lui. E difatti io partì per la Russia su una pressione che lui svolse contro il parere di mio padre, no? E allora lo seguì e andai in Russia con lui. Questo che io mi portai a Milano, essendo la nostra famiglia sempre, da sempre collegata con la famiglia reale, a Milano, e mi si disse se io accettavo di assumere degli incarichi, e per esempio di relazioni o di questo tipo, e di natura privata, da non dichiarare a nessuno, e per esempio nel caso specifico se io avessi avuto voglia di fare un giro in Sicilia, di riferire sul modo in cui io vedevo e sentivo l'ambiente. Accettai con grande entusiasmo. Lo accettai perché mi sembrava che fosse la prima volta che si aprisse un'incrinatura tra la monarchia e il regime fascista, il governo fascista. Per coprire bene questo viaggio io trattai, senza dire le ragioni, ma dicendo che partivo per la Sicilia e che sarei stato contento di avere qualche giorno mio ospite, trattai con Birolli e Quasimodo. E ci trovammo tutti e tre a Palermo. Naturalmente io stetti in Sicilia un tempo assai abbastanza lungo, invece Birolli e Quasimodo rimasero quei giorni in cui Birolli desiderava fare certi suoi quadri che sono stati fatti e che sono tuttora visibili. E come Le due rive, uno dei quadri che ho visto dipingere mentre eravamo lì. Il mio viaggio in Sicilia, che si concluse con una visita, che si sviluppò con una visita attraverso le città costiere maggiori, senza entrare nell'interno, questo primo viaggio,
ebbe e fece, su di esso fece una relazione socio-economica da una parte e spirituale, direi, con un termine un po' vago, ma che indica bene ciò che io pensavo allora, dall'altra. Ed ebbe un notevole successo. Questo successo mi fu testimoniato dal fatto che l'anno dopo mi invitarono a fare un secondo viaggio, no? Però cercando questa volta, con degli appoggi che mi avrebbero fornito loro, di andare un po' nell'interno per rendersi conto di come era la situazione. Cosa che feci anche questo secondo viaggio, però con qualche mese posticipato. E quindi al momento in cui stava per scoppiare la guerra, cioè che l'Italia entrava in guerra, e quindi mi trovai poi bloccato in Sicilia, nel senso che mi collegarono con la scuola di fanteria di Palermo, la scuola militare, e io rimasi lì diverso tempo, continuando a fare questa specie di indagine sulla situazione locale e a riferirne poi, appena mi è stato possibile, in una relazione. In quei tempi lì ho conosciuto veramente nella Sicilia qualcosa di un mondo che non faceva certamente parte del mondo dell'Italia settentrionale, insomma. Era un'altra cosa, insomma. Senza dubbio tutto questo sarà cambiato adesso, ma sarà cambiato, era già cambiato quando mi ritrovai in Sicilia l'ultima volta, alla fine della guerra, per certi incontri che dovevo fare sempre sulla matrice di prima, e che vidi veramente come la presenza dell'esercito americano aveva dato una struttura diversa all'ambiente. Ma a quel tempo, anni 40, tutto ciò che era fatto da Roma sulla Sicilia erano come dei pezzi di carta appesi a delle pareti e che il vento portava via, non restava assolutamente niente. Lei, la guerra, appunto, parte della sua esperienza di guerra si svolge in Russia, no? Direi tutto. E con che animo ha vissuto questa esperienza che è stata così drammatica per tutto l'esercito italiano, no? e per parte della sua generazione? Sì. Direi così. È stata una, con tutte le cose di quel tempo in Italia, è stata quasi una finzione. Cioè io ricordo, prima di partire, fummo passati in rivista, gli ufficiali ebbero un contatto con Mussolini e ci fu un ufficiale che domandò quale attrezzatura, quale vestiario noi dovevamo portare con noi. E l'ordine fu che noi partissimo con un vestiario leggero e possibilmente con la divisa Principe di Piemonte per la grande sfilata a Mosca. E questa è stata la situazione, no? Quindi questo era il 41, i tedeschi erano a Smolensk, quindi si pensava che arrivassero a Mosca e quindi noi dovevamo fare il presto per andare a combattere. No? Un po' come la faccenda della Francia, insomma. In grosso modo la stessa cosa. Siamo partiti, naturalmente avevamo tutti la divisa Principe Piemonte, e poi invece prendemmo l'inverno con conseguenze note. No? Io ebbi la fortuna che mia madre mi spedì due pellicce sue e che riuscì a riceverle, no? E quindi questo mi favorì moltissimo, ma altrimenti la situazione era veramente una situazione catastrofica, insomma. Quello che ho visto era solo da piangere. Io sono stato ferito, quindi sono stato in Russia dall'estate 41 all'aprile 42 sono stato ferito. Quindi ho cominciato il turno e il giro degli ospedali e uscii definitivamente dall'ospedale a Genova finalmente verso il mese di marzo 43. Ecco, ma la Russia fu importante per la maturazione poi del suo antifascismo e delle sue scelte successive? Era già maturata. No, non ha avuto. Io
come misi piede sulla Russia decisi due cose fondamentali. Primo, di non parlare con nessuno di russi. Secondo, di non imparare neanche una parola della lingua. Avevo portato con me parecchi libri e purtroppo, dico purtroppo perché non potei dedicarmi ai libri che avevo portato, in quanto il colonnello Chiaromonti mi diede tale quantità di incarichi che non potevo fare nient'altro se non cercare di dormire 3-4 ore per giorno. Questo era tutto quello che mi era possibile fare. E sono tornato dalla Russia senza veramente aver mai avuto un contatto né con donne né con uomini, escluso con un suonatore di violino, che è tutta una storia molto strana, con cui ho passato, senza sapere parlare, ho passato un pomeriggio con lui. Mentre questo suonava? Un po' suonato, ma soprattutto lui ha cercato di portarmi fuori perché c'era una specie di azione partigiana russa, no? Mm-hmm. E siccome ha visto che ero un ufficiale, probabilmente ha cercato di portarmi fuori, di portarmi in questa sua casetta e di farmi sentire la musica. Poi la sua attività, passando invece dall'attività partigiana dei russi a quella italiana, no? Vede appunto lei attivo soprattutto verso San Pier d'Arena, eccetera. Come funzionava, no? Diciamo, dall'interno, direi, la struttura partigiana? Dunque, guardi, era molto bene, direi che... intanto bisogna dire questo, la struttura partigiana dipendeva dagli stabilimenti. Degli stabilimenti. Cioè non esisteva altra cosa, e questo ancora prima della guerra, no? Se non gli stabilimenti d'assalto. Cioè era al meccanico, all'elettrotecnico, al fossati, erano i centri dell'antifascismo. E quindi i centri, in un successivo tempo, i centri della resistenza. L'antifascismo e la resistenza furono cose soltanto ed esclusivamente operaie. Operaie e impiegatizie, ma in quel campo, dentro gli stabilimenti. Quindi il fatto poi invece del salire in montagna, del formarsi della sesta zona e nella sesta zona di organizzarsi in modo di difenderci soprattutto dagli attacchi dei tedeschi e dei fascisti, è un'operazione complementare. Cioè la grande operazione era quella guidata da San Pier d'Arena, da Campi, da Rivarolo. E lei come agiva? Cioè, aveva un rapporto con gli stabilimenti? Sì, il mio rapporto con gli stabilimenti nacque dalla mia inquietudine quando, prima della guerra, decisi che bisognava entrare in azione, bisognava fare qualcosa. E non potevo assolutamente fare qualcosa con i vecchi signori, vecchi a quel tempo rispetto a me di quel tempo, che conoscevo, e neanche con dei movimenti come il liberale, che pure io avrei amato moltissimo, e con Alpino ed altri minoretti che assolutamente erano solitari e inerti. Cioè passare i pomeriggi a discutere mi sembrava perdere molto tempo, no? E allora decisi di passare il fosso da solo. E me ne andai in Polcevera e conobbi delle persone attraverso un tale che faceva l'operaio ma che dipingeva anche, quindi un pittore della domenica, ma con molta sensibilità. E attraverso di lui, pure essendo accettato con molta diffidenza. In quanto di un'altra classe sociale? Per quello. Pur accettato con diffidenza, però mi si aprirono. Anzi, lì io ho letto le prime cose di Carlo Marx e di Lenin e di Stalin. Quindi, tornato dalla Russia e vivendo ormai solo a Genova, perché la mia famiglia, mio padre era diventato direttore generale per gli innocenti, quindi la mia famiglia si era spostata a Pavia. Essendo io solo a Genova, la prima cosa che feci di scegliermi un appartamento a San Pier d'Arena.
dove poi nel 4 gennaio 1944 venne arrestato in piazza Montano di fronte alla stazione. E lei ha conosciuto appunto alcuni di questi partigiani noti per Boranello, per esempio? Sì, Boranello ed io eravamo molto legati, anche se di carattere estremamente diverso. E molto, io sentivo molto Filac, per esempio, sentivo molto, fino a quando rimase gli rimasi vicino delle Piane, Dante e Montan. E con Buranello il nostro legame era proprio un legame di dovere, cioè bisognava fare questo, facevamo. E la sua attività consisteva in azioni, diciamo, tra virgolette militari e anche in azioni, diciamo così, di stampa, insomma, di giornalismo. Ecco, la mia attività consisteva in questo. Io avevo, così per grande familiarità con l'ambiente Ansaldo, con la direzione generale. Con Rocca. Sì, con Giacone, cioè con la direzione. Il vertice. Quindi da lì avevo tutte le notizie sui movimenti tedeschi, sulle cose tedesche. Quindi la mia attività era di tre tipi, l'essenziale era il mio contatto, sempre attraverso gli stabilimenti, eccetera, la raccolta di questi dati e trasferire questi dati al CLN Alta Italia a Milano. Quindi i miei viaggi a Milano erano, direi, uno ogni 10 giorni, ma questi viaggi erano i viaggi straordinari, perché nel pieno inverno viaggiavo su un vagone all'aperto, insomma, no? Questo per darle un'idea di tempi. Secondo punto fu invece il punto di partecipare al GAP della Polcevera, cioè facevo parte del GAP della Polcevera. E fino al Secca, entrando dentro verso Piedemonte. No? Il terzo punto fu dopo la mia liberazione nel gennaio del 1944, quando io andai in montagna e si iniziò a stampare quei pochi numeri del Partigiano insieme a Servandini, Franzoni ed altri. No? Ecco, e l'idea, come venne l'idea di stampare questo bollettino? Soltanto, che finalità aveva? Soltanto questo. Il nostro problema, il problema della montagna, che è totalmente differente dal problema della città, il problema della montagna era di essere graditi alla gente, che in fondo ci dava la carne, ci dava il pane, ci dava tutte le cose con cui vivevamo, no? Quindi di essere graditi. Per essere graditi abbiamo stampato questo bollettino e lo davamo proprio così, sì, no? Sì, sì, sì. Nelle case. Sì, sì. E soltanto lì lo davamo, cioè non mandavamo a Genova, abbiamo mandato invece la voce degli intellettuali. Maria, che facevamo come centro di smistamento la Galleria Romano. No? Ecco, con la Galleria Romano siamo già a un appuntamento successivo anche importante, perché è la Galleria dell'Isola che diventa, sì, dunque, dopo la guerra. Dopo, no? La guerra. E dove in questa galleria avvengono alcune cose importanti, sia sì, di artisti, sia anche la nascita di una rivista importante come Sipario, no? Che direi che è più importante di tutto. Di cui, appunto, che tra i fondatori, oltre a Ivo Chiesa e Guglielmino, no? C'ero c'è io, anche lei. Sì. E direi proprio l'Isola nacque così, cioè eravamo l'unità, no? Praticamente eravamo tutto, questo gruppo era tutto l'unità. Per confluito all'unità. Sì. E chiedemmo un sostegno al Partito Comunista di Genova per creare una cultura di tipo nuovo, no? E per la società genovese. Allora avevamo come punti di partenza sono stati questi, Codignola per la musica, infatti la GOG nacque su Codignola, no? Secondo la giovane orchestra. Sì, 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 sì. Secondo Pacuvio per il cinema. Terzo, Chiesa e Guglielmino, anzi Guglielmino e Chiesa per il teatro,
e io per le arti plastiche, no? Queste erano le persone che formavano l'isola. L'isola che aveva come sede, come tutto, il teatrino dei post-telegrafonici, no? E fece molte conferenze e nel campo dell'arte io feci delle mostre di primissimo ordine, come quella di Manzù, di Mario Maffai, e di Biroli non la feci, ma feci un altro di Milano, con quadri di Badodi anche.